Ponte di Via La Marca a Pesaro. Nei giorni scorsi gli ingegneri hanno provveduto ad effettuare le prove di carico per la verifica della stabilità del manufatto e l'impermeabilizzazione. Nella giornata di oggi si è provveduti all'asfaltatura. In questi giorni di chiusura si è provveduti anche all'impianto di illuminazione a LED tra via Verdi e via Cavallotti. Nella giornata di giovedì verrà riaperto anche via Colbe, che ritornerà alla normalità dopo questo periodo in cui è stata penalizzata. Alla nostra redazione sono arrivate diverse lamentele da parte dei residenti che abitano nella zona vicina al ponte, soprattutto per i disagi che hanno causato la chiusura del manufatto in questo periodo. Anche 13 minuti da Fosso 6 ore fino a via Cialdini. Quindi lei viene da Fano fino da Fosso 6 ore? Da Fosso 6 ore. Sì. Diciamo che questo ha creato un po' di disagio. No, un po', un bel po'. Chiaramente ha creato parecchi disagi, speriamo che quando dovranno fare l'altra parte, insomma, si siano organizzati meglio. La chiusura ha portato dei disagi anche per la sua attività, anche per il posteggio dei clienti, delle macchine? In parte sì, chiaramente, perché una persona che deve venire a fare spesa qui, se deve affrontare mezz'ora di fila e disagi, magari ci pensa prima di venire.